caso volle che Paolone fosse in punta a un cucuzzolo che domina i boschi, quando una sera d'agosto del 1576 un bolide attraversò lentamente la cupola celeste dell'Alta Valvaraita. Il vecchio pastore emise un grido di stupore, svegliando la cagna che si era accoccolata accanto alla lanterna. «Oh, Zingara! L'hai visto anche tu quell'affare?» Era grande circa quanto il campanile della chiesa parrocchiale, ma notevolmente svasato verso il fondo. Nell'insieme ricordava una gigantesca zangola per il burro, il cui stantuffo sprigionava una fiamma arancione che risaltava contro l'azzurro del crepuscolo. Dopo qualche istante cambiò traiettoria. Si allontanò e svanì dietro un crinale, ma poi riapparve inaspettatamente al di sopra del bosco, così vicino alle cime degli alberi che per un attimo sembrò dovesse incenerirle con le sue fiamme rumorosissime. Erano proprio arancioni come il metallo fuso. E dopo una serie di virate, il misterioso oggetto si schiantò contro un pendio, esplodendo in mille pezzi infuocati. Da quel cupo boato che echeggiò lungo il vallone, in tutta risposta risuonò un improvviso crescendo di abbai, ululati, sibili e squittii. Erano gli animali del bosco che si lanciavano segnali di allarme. Con un balzo Zingara rovesciò la lanterna e si unì al coro bestiale, abbaiando smarrita e confusa con la pelliccia tutta irta dal collo fino alla base della coda. «Buona, buona, stai qua!» disse il pastore. La bestia, che di solito obbediva all'uomo senza un minimo di esitazione, si precipitò latrando giù per i prati rischiarati dalla luna piena, ed egli fischiò e fischiò, ma invano. La cagna correva ormai lontana, sfrecciava in un mare d'erba verso il bosco come un piccolo eroe eletto che, obbedendo al richiamo dopo il canonico attimo di esitazione, attraversa una folla spaventata, urlante, ma anche sollevata, e tanto più sollevata quanto a lei più vicina. Quindi scomparve oltre il torrente Varaita. Sconcertato e un po' impaurito, Paolone restò in attesa qualche minuto. Allora si fece coraggio, stappò la zucca che pendeva dalla sua cintola e beve un sorso di vino annacquato. Quindi riaccese la lanterna e si fiondò a rotta di collo in direzione del bosco. Entro mezzogiorno tutta la valle aveva saputo di quella cosa caduta dal cielo e schiantatasi nei dintorni di Bellino. Era quello il paesino di cui un giorno si sarebbe parlato a lungo per questo fatto misterioso, e fino a quella strana sera la quieta Bellino sotto la rocca Senghi, circondata da una natura smemorata e dolce, non sarebbe stata mai più la stessa. Furono interpellati degli studiosi che accorsero da ogni angolo del Delfinato, e quando i dotti si occuparono di quel caso, dell'oggetto caduto dal cielo sembrava non fosse restato quasi più nulla, se non un'infinità di frammenti metallici accartocciati e danneriti. Secondo le testimonianze, i frammenti più importanti erano ruzzolati tra grandi rocce per poi scivolare all'interno di una piccola dolina. Arrivarono quindi rinforzi con corde e carrucole, e quando fu possibile recuperarli si scoprì che l'oggetto caduto dalla volta celeste non era un sasso, bensì una sorta di guscio protettivo che racchiudeva una scatola tondeggiante di metallo, a quanto pare l'unica parte di quello strano congegno scampata all'incendio. Questa venne facilmente estratta dalla sua cavità sganciandola da una sorta di sistema di sospensioni e subito trasportata in una delle grandi tende allestite per l'occasione. Al cospetto di personalità illustri, scienziati e uomini d'ingegno, quell'oggetto dalla forma ovoidale fu aperto e... meraviglia! L'interno di quella cosa assomigliava ad una specie di orologio astronomico. Era rivestito da complessi meccanismi, leve e tasti che ricordavano quelli di un organo, ma come se tutto fosse stato realizzato a misura di bambino. E manco a farlo apposta, in quell'esatto momento irruppe nella tenda un ragazzino tutto trafelato. Disse che lui e i suoi amici, i marmocchi del paese, avevano trovato un animale nei pressi della dolina in un punto in cui nessuno aveva ancora guardato. Era morto, ma occorreva esaminarlo in tempo prima che ci pensasse una volpe. E così, senza a perdere tempo, la congrega di eruditi notabili si fece guidare fino alla dolina. Naturalmente occorse del tempo affinché questi riuscissero a spostarsi, e c'è chi aveva il bastone, chi una barba candida, chi ormai alle soglie dei 40 anni contava ogni passo nella speranza di non lasciare le briglie prima del tempo. La creatura aveva una pelliccia scura che la mimetizzava tra il fogliame degli arbusti. Quando fu rimossa dal suo giaciglio, apparve rosea e sana sotto il pelo come se fosse stata ancora viva. E le sue membra erano grassocce e sode. Aveva denti da ratto ed era simile ad una marmotta. Ma non era proprio una marmotta. Ad ogni modo c'era un particolare ancora più insensato. L'animale era stato semivestito da soldato, suggerì il più anziano, da qualcuno senza dubbio per fare uno scherzo, o forse no. Se dovessimo tirare a indovinare, disse in modo affettato il più giovane fra i dotti presenti, chino sulla marmotta, e costui l'inventore della macchina e senza ombra di dubbio il medesimo che l'ha manovrata fin qui. Quindi rivolse un'occhiataccia ai fanciulli presenti e batté le mani con tale fragore che questi se la diedero a gambe come piccioni spaventati.
Trascorsero molto tempo a tentare di capire il senso di quel mistero, ma nonostante le decine di teorie formulate tra Banchetti e Libagioni, nessuno ne venne a capo. Poi, in mezzo a tutto quello scervellarsi, un tizio con la gorgiera saltò su come un grillo e propose di liquidare l'incidente come frutto di una burla gigantesca architettata da qualche protestante, anzi no, da Carlo Emanuele Filiberto di Savoia. L'anziano duca sarebbe stato contento che una storia assurda come questa circolasse creando timore, inquietudine e disordine. Magari lo avrebbe aiutato a mettere le mani sul marchesato di Saluzzo. In tutta risposta i convenuti si scambiarono sguardi inequivocabili. Evidentemente era arrivato il momento di gettare la spugna. E così, delusi e affascinati, questi eruditi fecero ritorno in Francia con solo una bella storia da raccontare. Solamente un signore dal naso d'uccello osò rompere il silenzio imbarazzante, annunciando con magniloquenza che si sarebbe preso la briga di recarsi fino a Parigi per consegnare la creatura ad un impagliatore di fiducia, niente poco di meno che il grande medico di corte Ambroise Paré. E così fece. Ma una volta giunta nello studio del celeberrimo chirurgo, la salma dell'animale destinato a qualche curiosa Wunderkammer sarebbe scomparsa nottetempo, come se si fosse alzata sulle proprie zampe. E da quel momento nessuno ne seppe più niente. Così come per i resti della macchina, con i ragazzini del paese, che ormai considerati utili quanto un due di bastoni quando comanda denari, riferirono di aver sorpreso le marmotte intente a ripulire la zona da ogni frammento, ma invano. Il racconto di questa vicenda apparentemente si interrompe qui. Quello che vi ho appena letto è in buona parte frutto di una rielaborazione ottocentesca scritta dal folclorista François Le Fou sulla base di alcune cronache locali, epistole e leggende. Egli non riuscì a concluderlo poiché scomparve in circostanze mai chiarite nel corso di un sopralluogo fra le montagne di Bellino. Tuttavia, fra le carte del suo studio fu trovato un libro scritto nel XVIII secolo che con molta probabilità il ricercatore avrebbe utilizzato come principale fonte di ispirazione per la sua conclusione. Nel corso dei secoli, infatti, i vari racconti popolari della valle, pur nella loro ingenuità, lasciano trasparire un senso di inquietudine e meraviglia. Sono ricchi di avvenimenti ora paurosi, in cui ad esempio il convegno dei dotti si ritrova assediato da ben 200 marmotte in posizione eretta che sequestrano i malcapitati trascinandoli in una grotta dove sono costretti ad erigere un animale totem. Ora orrorifici dove viene svelata la reale intenzione delle marmotte bellinesi, e cioè quella di schiavizzare i valligiani sotto influsso ipnotico e costringerli ai lavori pesanti necessari alla conquista del mondo. Ma al di là di questi e di altri epiloghi fantasiosi, su una cosa tutti finiscono per essere d'accordo. La gente di quelle valli cominciò effettivamente ad accorgersi che dopo lo schianto di quell'oggetto, le marmotte di Bellino sembravano molto più attive, scaltre e intelligenti rispetto a quelle normali, a tal punto che qualcuno giurò addirittura di averle viste scolpire piccoli oggetti in legno, indossare degli abitini di paglia intrecciata, sfrecciare molto più veloci spiccando dei salti incredibili che pareva addirittura levitassero. Fu lo zoologo francese Pierre Houdin a collezionare queste storie. Incuriosito dai racconti dei mercanti che tornavano in Francia, verso la metà del Settecento si recò a Bellino e lì, preso da una profonda irrequietezza e durante il suo soggiorno, che durò pare 2 o 3 anni, iniziò a mettere nero su bianco la sua inquietudine, penetrando quel favoloso mondo di sogno dove le marmotte volano e costruiscono intere città nelle profondità della terra. Houdin trascrisse molte lettere, cronache locali, intervistò i valligiani, superando enormi riluttanze. Tuttavia, il suo lavoro non lo convinceva fino in fondo, considerato che di queste marmotte prodigiose non ne aveva ancora vista nemmeno una. Finché scrisse che un giorno si recò in sella a un cavallo nei pressi del luogo dove 200 anni prima si era schiantata la macchina celeste. Non seppe dire come accadde, ma fortuna vuole che, appena volse lo sguardo, vide sbucare da una voragine nel terreno un gruppetto di marmotte intente a trasportare un loro simile. Il gruppetto si diresse con impressionante rapidità verso un passaggio che attraversava un arbusteto e lì dentro scomparve. Il tutto durò pochi istanti, ma sufficienti a mostrare allo studioso che quei frenetici roditori erano in abito da mandriano e trasportavano su una specie di portantina, proprio come si faceva con i consoli romani, una marmotta enormemente grassa, tutta avvolta in un oscuro mantello e che in testa calcava una coroncina da sovrano. «Quel Paolone aveva ragione», scrisse. «Le marmotte agiscono come gli uomini». Non molto tempo prima, infatti, Houdin aveva scovato negli archivi della parrocchia la confessione di un certo Paolo Samatan, il Paolone citato da Le Fou, che svelò cosa vide il pastore in quella notte inquietante. Ecco il resoconto, chiaramente abbellito e aggiustato da Houdin. «Ci sono notti diverse da quelle comuni.
Sono angoscianti e infinite come il trillo e il crepitio notturno continuo e insistente dei caprimulghi. Notti da cui non si torna indietro come prima. Questa era una di quelle. Mi trovavo in mezzo al bosco. Stavo cercando Zingara, la mia cagna, fuggita dallo spavento in seguito allo schianto di un grande sasso caduto dal cielo. Ed è stato poco distante dalla pietraia che è successo. Un raggio di luce fortissimo in piena notte. Poi mi sono sentito circondato e ho provato a chiamare il mio cane, ma quasi non riuscivo a parlare. Erano a decine in cerchio attorno a me, lepri, faine e marmotte, ma avevano qualcosa di strano. Poi ho sentito le loro voci, le stesse voci che ti aspetteresti di sentire in un sogno di gnomi. Ma nei cosiddetti animali c'era un'altra cosa che mi turbò profondamente. L'oggetto appena caduto sembrava aver trasmesso agli animali un'intelligenza quasi umana, in particolare alle marmotte. «Non vogliamo farti del male, non temere!» si affrettarono a rassicurarmi, invitandomi nel contempo a seguirle. Dopo aver percorso un sentiero a me sconosciuto e invaso dalla vegetazione, improvvisamente mi ritrovai circondato dalle fiamme. Ero troppo stanco per capire dove fosse finito. Si trattava della zona dove era caduto il sasso. Mi sedetti su quel poco d'erba risparmiata dal fuoco e mi addormentai. Poco dopo feci uno strano sogno. Da quell'ordegno piovuto dal cielo usciva una marmotta vestita come una specie di soldato. Si avvicinava a me e con una voce da fata raccontava di essere giunta da un altro mondo. Dal racconto appresi molto sulla loro cultura. La visione del suo montuoso pianeta d'origine, lontano fra le stelle, si impossessò di me. Le bestie pelose che qui campano tutta la vita rosicchiando e scavando, lassù vivono come i cristiani. Rimarrà impresso nella mia mente fin nei più piccoli dettagli. Le loro città sorgevano fra le montagne come un miraggio. Gli edifici semisotterranei e le strade avevano una forma stravagante, un dedalo di vicoli e viottoli sprofondati fra palazzi altissimi fatti di terra e rametti, le cui forme sono estranee a qualsiasi popolo dell'antichità. E tutto questo sapere, la marmotta venuta dal firmamento lo aveva condiviso con i suoi simili, che in fondo, ai suoi occhi, vivevano ancora un po' come i primitivi. Era stata lei ad aver donato loro una sorta di conoscenza magica, di facoltà incredibili trasmesse attraverso il pensiero e la forza della mente. Al mio risveglio c'era Zingara, che per tutto il tempo aveva vegliato su di me. Vergato nell'anno di Nostro Signore 1576. Queste ed altre preziose testimonianze storiche confluirono all'interno di un'opera monumentale, il cui titolo si evita di nominare ancora oggi se non in furtivi e timorosi bisbigli, Le Marmottes, un enigma. Inserito dall'Ancien Régime fra i libri proibiti, poiché scambiato frettolosamente per un testo erotico e di satira, molte copie scamparono alle fiamme grazie a pochi coraggiosi librai stampatori che riuscirono a trafugarle finché, anni dopo, una di queste non entrò in possesso dello sfortunato Lefou. Per alcuni quest'opera assai inquietante è frutto di un'immaginazione fantasiosa stimolata da alcune superstizioni locali. Occorre tener conto che Houdin era un avido ricercatore di stranezze che sfuggono alla scienza ufficiale, come diremmo adesso, e doveva essere stata questa ostinata ricerca dell'insolito a spingerlo in tale impresa. Ma tra coloro che hanno esaminato questo testo, attualmente scomparso, e collegato la confessione del pastore Samatang al manoscritto di Lefou, sono più inclini a prendere alla lettera gran parte del suo libro, avvalorato dal ritrovamento del mini mausoleo della marmotta cosmica, la cui ubicazione resta segreta, di alcuni frammenti della sua navicella, in possesso di un privato che non vuole mostrarli, e dalle incessanti attività sotterranee di tutte le marmotte della Valle Varaita, di cui si vocifera da secoli. Nel corso del XIX, del XX e del XXI secolo, le testimonianze si sono fatte progressivamente sempre più orribili. Molti giurano di aver visto marmotte che si addestrano, che duellano e che accumulano provviste nei loro cunicoli, o marmotte che si dedicano alla recitazione e alla danza spiccando letteralmente il volo. Chi invece dichiara di essere stato addirittura contattato da una marmotta che avrebbe avuto bisogno di un prestanome per spostare all'estero parte di tutto l'oro del regno marmottesco, in cambio di una percentuale del 40%, si capisce. E tutto ciò nell'attesa della nuova venuta di lei, la marmotta spaziale. Di conseguenza, come potete immaginare, il mondo degli ufologi è in subbuglio. Ma di quante altre prove avete ancora bisogno voi scienziati? Gridano in coro. Le marmotte è un enigma, è un testo destinato a riscrivere la zoologia. Sebbene la comunità scientifica si sbellichi dalle risate con tanto di pernacchia scellari ogni qualvolta nei campus universitari si cita questa vicenda. Ma bravi, bravi, ridete, ridete pure di noi. E come si può dargli torto?
A prescindere dalla lettura che ognuno può fare di questa storia, le incredibili concatenazioni di eventi sono sotto gli occhi di tutti. Mentre voi vi lisciate compiaciuti le vostre barbe da profeti della scienza, legioni intere di marmotte eccitate stanno per ultimare la loro base sotterranea. Accumulano armi mai viste e una dopo l'altra conseguono la cintura nera di judo, spiccando salti enormi e restando sospese a mezz'aria. Ora non c'è più nessun dubbio sulla natura delle marmotte volanti di Bellino. Esse sono destinate a conquistare il mondo.